Beh, una vera fortuna che io oggi abbia deciso di lessare le patate. Perché insieme alle patate useremo del nasello, che è un pesce delicato e molto buono, qualche cucchiaio di maionese, prezzemolo, carote, ravanelli, olive snocciolate e qualche foglia di lattuga. Cuoco Sbadiglio, eccomi prontarrimo! Fammi vedere. Molto bene, Orcomallo. Bene, ora tu ti occuperai di tagliare a fettine carote e ravanelli. Ecco qua, prendi tutto e non farti male. Fai seggio io. E io nel frattempo comincio col tirare fuori dall'acqua le patate lesse. E utilizzando sempre quest'acqua metto a cuocere a vapore il nasello. Mi raccomando, questa è una cosa che ormai lo sai, quando si ha a che fare con fuochi e acqua calda bisogna chiedere l'aiuto di un grande. Ecco qua, mettiamolo a cuocere così al vapore. Ho quasi fatto, cuocontolo. Sì, sì, tranquillo, tranquillo. Allora, intanto prendiamo le cose che ci serviranno. Perfetto, Orcomallo, direi che... Ecco qua, pronto arrivo. Sei stato bravissimo. Ho taglieggiato carotonzole e anche ravanello lì. Adesso che devo fare? Allora, adesso ti faccio vedere. Bisogna passare le patate nello schiacciapatate. Guarda, guarda attentamente cosa succede. Per la barba dell'Orcomastro. Ma sembreggiano tanti verbunzoli. Proprio come quelli di Strega Svariona. Esatto, adesso usa tutta la tua forza per schiacciare le altre patate. Porca, se gli do una bella crogna, dai. No, usi lo schiacciapatate. Caramba, che barba. Intanto, con il nostro tempo magico, sicuramente il nasello sarà pronto. Ehi. E infatti eccolo qua, pronto. Da te a città laggiù ci vorranno circa 20 minuti. Ecco, adesso mettiamolo in una ciotolina e adesso lo schiacciamo ben bene con una forchetta. Sentirai che buono se lo assaggerai il nasello. È un pesce molto delicato, ricco di proteine e sali minerali che fanno molto bene alla salute. Quindi... ti consiglio di chiedere ai tuoi genitori di cucinartelo. Ecco. Ecco qua, cuocatolo. Io ho finito di schiacceggiare, spataccare, scarte tutte le patatozzole. Molto bene. Allora, fai attenzione. Alle patate uniamo il nasello sbriciolato con la forchetta, così. Poi prendiamo la maionese. Due cucchiaie, basta, non esageriamo. Comincia a mescolare bene questi ingredienti. Nel frattempo io taglio il prezzemolo. Ecco, tagliuzzo il prezzemolo, così. Che profumerrimo questa erbonzola verde. Sì, è molto saporita e si usa in millanta piatti, ma non bisogna esagerare. Sai, Orcomanno, che alcune mamme, per convincere i loro bambini a lavarsi le orecchie, dicono loro che se non se le lavano, nelle orecchie ci crescerà il prezzemolo. Tu te le lavi o ti cresce il prezzemolo? Orco sì, ecco. Gatto, pingue, pignalenti fa, quando ha pioveggiato l'ultima volta mi sono laveggiato. Lasciamo stare. Ecco, vieni. Adesso diamo il prezzemolo. Un pizzico di sale. Così. Mescoleggio, E cominciamo a mescolare. Intanto io tiro fuori un bel piatto azzurro come il mare. Ecco qua. Molto bene, bravissimo. Mi raccomando. Ecco fatto. E adesso non resta che andare a pesca.
Ma come? Avevi detto che non ce n'era bisogno di pescheggiare. Ma no, sto scherzando. Significa che dobbiamo preparare noi un bel pesce. Ah. E allora guarda come si fa. Prendiamo un po' di composto e diamo la forma di un bel pescione. Lo componiamo. Qua adesso facciamo la coda. Che bel pescionzolo che viene! La mia orchidea sarà contenta a arrivare! Con l'aiuto di un cucchiaino, di un coltellino, andiamo a sagomarlo bene. E ora viene la parte divertente. Con le carote e i ravanelli che hai affettato, facciamo le squame del nostro pesce. Guarda, così. Allora, questo non ci serve più, togliamo. Allora, alterniamo le carote ai ravanelli. Così, una carota, un ravanello. Lo sapevi, Orcomanno, che la parte rossa che noi mangiamo del ravanello in realtà è la radice, quella che sta sottoterra, come per le carote. Ah, porca bomba! Ecco perché non li ho mai troveggiati allora, erano nascosti lì. Ah, che bella arrivo che viene! Ecco, ancora una, cuoco sbadiglio. Ne mette giù una anch'io, eh? Ecco. Ah, il mio pescetto! E ora, per ultima cosa, facciamo un bell'occhio sveglio e usiamo un'oliva farcita. Ecco qua. Che te ne pare? Ballarrimo! Ora puoi andare a portarlo subito ad Orchidea, così smetterà di piangere. Grazie, cuoco Cartiglio. Lo porteggerò alla mia Orchidea. E se non piace neanche a Orcomanto, gli do una crogna sullo zuccotto che gli faccio passare io la voglia di biteggiarsi a cedola. Ti saluto, cuocanzo! Orchidea, arriveggio! C'è niente da fare. Gli orchi rimarranno sempre orchi. E la ricetta che abbiamo preparato oggi ti è piaciuta? Vuoi provare a rifarla a casa? Se ti sei perso qualche passaggio, nessuna paura. Basta andare sul nostro sito www.melevisione.rai.it. Io ti aspetto qui come ogni pescedì. Ciao, a presto, ciao ciao! Allora, cosa potrei fare con queste carotine avanzate, le olive?